qualche anno fa mi hanno, io l'ho chiesto, a dire la verità, una follia insomma, una PlayStation, perché volevo, dicevo, si divertono, fanno questi giochi, va bene, regalatemi una PlayStation. Allora è arrivato e già al momento di montare la PlayStation sono impallidito. Del paese dove abito, nel comune, al 1911, un censimento del 1911, c'erano più di 7.000 abitanti, adesso sono 1.400 scarsi, insomma, quindi è andata via di gente. Salendo abbiamo visto che si sta costruendo molto qua intorno. Ma ahimè sì, ma non si capisce ancora perché, venendo su, ho visto diversi capannoni lasciati a metà, perché ovviamente la crisi investe tutti e non si risolve costruendo case o cose per nessuno, per niente. Ma manca proprio quel tessuto sociale che c'era una volta, voglio dire, in centro, lì sulla strada Pava, una volta c'erano tre sarti, c'erano due calzolai, adesso ovviamente non c'è più niente di questo. C'è integrazione, soprattutto per quelli primi arrivati, ma integrazione fino a un certo punto, magari integrazione degli uomini meno delle donne che sono tenuti in casa, stanno... I bambini invece si integrano più facilmente, vedo amicizie fra bambini, insomma, che sono i primi a giocare assieme, eccetera. Quindi c'è forse meno ferocia, se posso usare questa parola, che in città. La città isola di più, la città non conosci quasi chi abita sotto casa tua, mentre qua è ovvio, insomma, ci si conosce quasi tutti, quindi è più facile integrarsi. Non tutti riescono a farlo, non tutti hanno la volontà di farlo. Delle volte mi chiedo, ma adesso pensiamo che di Bologna perché è veramente così o perché siamo diventati più vecchi di quanto non fosse 30 anni fa, quando la vivevamo in maniera più, io direi tutte e due, insomma, c'è una componente Bologna molto cambiata, ma anche noi siamo cambiati, anche noi, insomma, non so se 30 anni fa vivere in montagna tutto l'anno mi sarebbe stato un po' difficile, io penso. Penso anch'io. E allora, adesso invece vivo tranquillamente e benissimo. Bologna si era creata una mitologia di luoghi di divertimento, quali osterie, eccetera, ma non sono stato uno dei protagonisti, non il creatore del mito. Il mito della montagna, no, il mito della montagna, sia Loriano che io siamo due montanari e quindi abbiamo ambientato le nostre storie laddove eravamo tutto sommato più in famiglia. Tu scrivi tanto, scrivi tanti libri, ma quando leggi per piacere tuo, che libri leggi in genere? Io leggo di tutto, leggo da due, tre giornali al giorno e poi libri di vario tipo, perché ci sono anche vari momenti di lettura. Ci sono dei libri che si possono leggere in treno, libri che si possono leggere, non dico dove, ma facilmente si può intuire dove. Libri invece che si leggono a tavolino, magari vicino un Atlante o una cosa del genere. Leggo libri di storia, di linguistica, naturalmente locale, mi interessa molto storia locale e linguistica locale, dialetti nostri, eccetera. E poi leggo molti gialli, che sono quelli che mi divertono, e anche fumetti. Sono un accanito lettore di fumetti. Bisogna credere nella sinistra, altro che balle, nella sinistra, nelle forze, nelle istanze, nelle vecchie cose di sinistra. Una persona che abbia l'onestà e l'intelligenza necessarie per magari raccogliere invece questo fermento che in città c'è. Ma non ce n'è una sola, ce ne sono tante. Tante brave persone, adesso non vorrei dire qualcuno per scontentare degli altri, non so, per esempio la Bindi, mi sembra anche lì, però nessuno è perfetto, quindi per ogni persona che posso nominare da un punto di vista positivo, magari la stessa persona ha degli aspetti negativi che non vanno bene, quindi non è che uno sia soddisfatto al 100% di nessuno. D'altra parte io non ho mai creduto in Mussolini, anche se non ho mai creduto in Berlusconi, quindi non ho detto Berlusconi, e quindi non posso credere al 100% in nessuna persona.